Il Mar Rosso, uno dei mari più belli del mondo, arricchito dalle sue barriere coralline e spiagge meravigliose. Ma è così facile accederci senza alloggiare in un resort? Direi proprio di no, ma noi ci siamo riusciti lo stesso e spendendo veramente pochissimo. Ma come? Signori, buongiorno e benvenuti nel settimo e ultimo episodio del Real Egypt Trip. Vi chiedo già un grandissimo like di supporto perché creare questa serie mi ha costato veramente tanto tanto lavoro, dedizione e soprattutto impegno, ma anche poco tempo, perché dopo qualche giorno sono già dovuto ripartire subito per un altro paese. E come vi dicevo, oggi saremo in una delle migliori località marittime egiziane, Hurghada. Abbiamo scelto questa destinazione perché era la più comoda e conveniente da arrivarci, ma soprattutto perché l'unico aereo di ritorno possibile era da lì. Mi raccomando, gustatevi il video e guardatelo bene fino alla fine, perché vi farò una domanda alla quale dovete rispondere. Detto questo, non vi faccio perdere troppo tempo, ci vediamo alla fine. Come ho detto, buona visione. Signori, buongiorno da questo hotel clamorosamente tremendo di Luxor, 7 euro a notte. No, in realtà non è tremendo, semplicemente il mio letto è una fossa, cioè io ho dormito dentro questa fossa. Andiamo tra un'ora a prendere il bus, che in 4 ore saremo a Hurghada finalmente. One hour later. Ecco il nostro mezzo Flixbus, sei contento? Poi, oltre ad aver dormito in una fossa questa notte, mi sono dimenticato di togliermi le lenti a contatto. Ho gli occhi un po' impastati, ma non voglio togliere perché poi dovrei rimettermele, sprecare una lente che costa, poi devo comprare nuove, bla bla bla, tutti quei soliti discorsi là. Adesso dormirò su questo bellissimo tavolino, che almeno non è una buca. Pronti per Hurghada. Oltretutto, come se non bastasse, è no che quando siamo andati a mettere giù il bagaglio ci fanno 20 pound, no? Oh, cazzo, 20 pound, basta. Tips, basta. Siamo arrivati in questo traffico di Hurghada finalmente e stavo aspettando l'inDrive, ripeto, usate inDrive, 40 centesimi a testa per farci portare all'hotel che è a 8 km, non prendete il taxi normale. Un bel buongiorno da questa Hurghada con questa musichetta della moschea, senti che roba. Questo sottofondo comunque si vede già la modernità di questa città, che è una meta super turistica come la maggior parte delle città sul Mar Rosso, come Marsalam e Sharm el Sheikh. Ara, il Mona Center. Siamo a Hurghada, che delle tre è quella che dovrebbe essere la meno turistica, meglio che non voglio troppi turisti tra le palle. Siamo arrivati nel nostro hotel, che siamo quasi davanti al mare, abbiamo la piscina sul tetto che ci dobbiamo ancora andare, colazione inclusa. Ora vi faccio vedere la stanza, ma prima uno sguardo veloce a fuori dalla stanza. Guarda che carino, molto carino. I divani giù sono tutti quanti come quello. Che carino, che carino. Eccola, iniziamo dal cesso, che dopo di me, che eccolo qua, sapevo che c'era uno specchio. Bel cesso, che non sembra male. Oh, asciugamano, per fortuna, la tenda, la doccia. Oh, due docce, bello. Abbiamo anche degli asciugamani qua. Entrata, oh, guarda che bello qua. Stile legnostico, frighetto comunque in stanza, che è una hit. Guarda che bei letti qua, bianchi, color bianco. E l'armadio, vabbè, che non ci serve. Anzi, color in realtà, armadio, sì. L'armadio. Comunque c'è da mangiare, costa meno del Cairo. Ti sì. Giuro. Margherita 90, riso con robe di pesce 80, zio. E come vedete abbiamo il ristorante anche dentro all'hotel, oltre alla piscina che vi capovolgo adesso. Mamma mia del signore, piscina con vista Mar Rosso. Dai, abbastanza clamoroso. Per un totale di, non sto scherzando, è vero, 9,50 euro a notte. Vi faccio vedere un po' di siti adesso con il tramonto, perché guardate il sole, sta calando, sono soltanto le 4:30. Si vede subito comunque che siamo in una città turistica e completamente diversa da quelle che sorgono sul Nilo. Incredibile, non ci credo, delle strisce pedonali e non... Vabbè, anche dove sono segnalate bene di rosso non si fermano comunque qua. Hurghada comunque è una città bella, grande, molto più di Aqaba della Giordania, solo che non ho idea in che zona siamo noi. Allora, su Maps, e dopo ho prenotato l'hotel, mi diceva che siamo nella zona più popolata e dove c'è più gente ci sono anche più infrastrutture. Boh, vediamo, adesso andiamo in spiaggia, speriamo che questo tramonto regga, dai. 2 seconds later. Che cazzo ridete, io sono serio e anche ricco. Un gran pacco il mare, perché sono tutti quanti resort, quelli sulla spiaggia dove su Maps è segnato il mare, è tutto barricato,
non si può pubblicamente entrare. Vabbè, domani prenderemo un in drive e andremo a cercare una bella spiaggia alla fine. Alla fine domani abbiamo preso questa, che è dalle 8 di mattina fino alle 5 di pomeriggio, 20 euro tutto incluso, con il pranzo, la banana, altre robe, snorkeling eccetera. Tiriamo la maschera, anche se io ho già la mia. Bambinino, vi ho ancora fatto vedere i soldi comunque. Allora, tenete conto che il cambio è più o meno circa all'incirca quasi 32,8 Egyptian pound, equivalgono a 1 euro. Questi sono i 200 e c'è un signore seduto qui. Questi sono i 100 che c'è la grande sfinge. Questi sono i 50 che c'è un veliero e il tempio di Karnak, credo. Mentre qui i 20 che c'è uno con l'arco e freccia con il cavallino. Poi questi sono dall'altro lato che ci sono tutte moschee, ma comunque la parte più bella, tranne questo che fa cagare, penso sia davanti. Ario qua, la sfinge mi attizza. Su un pound invece c'è Tutankhamon 1 e Tutankhamon, eccolo qua, è il faraone. E comunque Tutankhamon non si scrive Tutankhamon, ma si scrive Tutankhamon. Cosa da imparare questa, segnatevela. Stasera proviamo una pizza, me l'ho fatto vedere la loro margherita prima, mi è venuto sangue agli occhi, ma ho voluto comunque provare la loro pizza anche qua. Ario, un calzone che dentro c'è praticamente di tutto, adesso lo scopriremo. Questa è la quattro formaggi. Come, cosa ne pensi? Mi piace. Escimi l'interno, ti prego. Dovrebbe esserci del pollo. Dovrebbe esserci dei funghi. Peperoni, dei funghi e boh, forse un fiore salsa. Altro che pizza questa. Un kebabza. È molto lontana dalla nostra pizza, però molto buona. E si sentono di più i formaggi rispetto alla nostra quattro formaggi. Tocca al mappazzone. Cocktail di peperoni, pollo, funghi, cipolla, formaggio, olive, piccante, anche buono dai. Comunque tutto sommato neanche male, perché sono 140 pound a testa, eccolo qua, è arrivato il conto, che sono circa 4 euro e qualcosa. The next morning. Giuri, buongiorno dalla sala della colazione. Ta-da! Finalmente dopo hotel disumanati, finalmente qua ci siamo con una colazione pranzosa coi fiocchi qua. Guarda, guarda quanta roba c'è, c'è di tuttamente di più 9,50 euro a notte. Qua c'è boccione gigante di acqua bollente con caffè, tè. Ci sono sti altri boccioni che sembrano granite, invece penso sia acqua calda, fredda e succo. E là sono tutti quanti panificati. Top. Mamma mia che esotico. C'è appena venuto a prendere la navetta direzione Orange Bay. Non pare mai l'acqua del porto comunque. Guarda che bel porto di mare. Stai zitto, muoviti. Guarda che sei qua davanti. Barca con tipo una cinquantina di persone e boh, la maggior parte spagnoli. Comunque dai, l'acqua non sembra male, è l'isola più grande di tutta quanta Hurghada. Stiamo andando lì, passiamo una giornata lì, esotica e enjoy. Allora l'acqua là in fondo, se l'isola, mare clamoroso, sembra una hit. Comunque l'isola è questa e la spiaggia è Orange Bay. Siamo arrivati a Orange Bay, a parte che c'è un vento della marotta, non so come si sentirà. Comunque mamma mia, senti che roba, ci sono due spiagge che potete scegliere, una è Paradise Beach e una è Orange Beach. Si dice che Paradise sia meglio, ma costa il doppio. Comunque dai, non sembra per niente male, sembra veramente bello bello qui. Dopo ci hanno detto che qua si mangia la porchetta. Qua comunque è tanta roba, è limpidissima. Abbiamo visto una medusa che mi ha un po' irritato, piccolina, marrone. Questi prezzi vi sembreranno economici, ragazzi, un cazzo. Questi qua in città, soprattutto al Cairo, questo lo pagate allo stesso modo, ma togliendo l'uno davanti. Fuori di testa. Comunque ragazzi, tra più o meno mezz'oretta andiamo a mangiare sulla barca. C'è un buffet, in teoria non so di cosa, penso di ricci di mare e ostriche e champagne, viene giù la valanga. Comunque la prima parte, c'è il mare molto bello, una vista suprema, non c'è nessun pesce tranne quella piccola medusa e tutti si fanno le foto. Penso sia un tour fatto per fare le foto e io detesto alquanto questa cosa. Ora stiamo andando giù, sta passando una gran di me, che esatto. E allora pranzetto fatto, adesso andiamo a fare snorkeling, mamma mia nella barca che si muove lì sotto.
nuovi, eh. Allora siamo qua sul nostro yacht da 1 milione di euro con le nostre, con le mie nuove 3 amiche argentine e una italiana lì. Ragazzi, ci hanno riportato al porto dove c'è la spiaggia. Allora, giornata top. Adesso ci riportano in hotel, ci facciamo la doccia, poi stasera usciremo di sicuro. Vediamo se riesco a portarvi quello che mangerò stasera, che non lo so ancora. Comunque, dopo la seconda ondata di snorkeling, ci hanno fatto fare il giro sulla banana e capottare, ma ovviamente non potevo fare video. Ho lasciato a casa l'imbragatura. E poi abbiamo fatto un po' di party, un po', abbiamo ballato un po' perché è il compleanno di uno. Hanno messo della loro musica. È stato bello perché è molto particolare per me, non è il classico. Adesso ci riporto indietro e ci vediamo più tardi. 2 hours later. Signori, buonasera e buona cena. Vi porto questa sera nel ristorante di pesce del nostro hotel. È clamoroso, i prezzi sono una favola. Io vado con il riso, con il pesce, 2 euro e qualcosa. Nick ha voluto esagerare stasera e il misto di grigliata bla bla bla, 10 euro. Anche i contorni comunque non costa nulla. 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 Eccolo il mio risetto, guardate che bello con i gamberetti qui ai lati, guarda che bello impiattamento, i due pani, che due se li ha già mangiati Nick, due sono miei, i lime, insalata che non mangeremo se no ci caghiamo addosso come stamattina, e la sua grigliatona. La mia che grigliatona, bello. Ragazzi. The next morning. Signori, buongiorno dalla nostra cameretta dell'hotel. Oggi ultimo giorno, non facciamo niente, stiamo sul tetto, stiamo in piscina, tra poco andiamo a mangiare e poi andiamo verso l'aeroporto. 6 hours later. Ragazzi, ci stiamo incamminando verso l'aeroporto. La nostra avventura di 17 giorni lunghi ma brevi, belli e intensi termina qui. Ci aspettano fra 2 ore, 4 ore di aereo, poi dobbiamo aspettare un'ora, prendere un bus da un'ora che ci porta in centro a Milano, aspettare un'altra ora, prendere un Flixbus da 4 ore che ci porterà a Padova. E scusate se urlo, comunque è stato un viaggio bellissimo dove abbiamo fatto e visto di tutto e di più, abbiamo conosciuto bellissime persone, abbiamo avuto a che fare con brutte persone che ci hanno importunato tutti i giorni, ma non importa perché ce le facciamo scivolare addosso le cose. L'importante in questi paesi arabi è comunque non dare retta troppo a troppa gente, scusate il gioco di parole, però per il resto avete visto che è pieno di cose bellissime da vedere e vere esperienze egiziane local, perché è local, da provare. È local? È local. Il ragazzo che ti importuna è local. Sei contento di tornare? Sono molto contento di tornare. Perché? Perché comunque perché 17 giorni sono stati fantastici, bellissimi. Non è contento. È ora di tornare. Potresti dirmi quanti piani aveva il nostro hotel a Ugada? 15 piani aveva. Ma io che cazzo ne so, scusa. Ma io che cazzo ne so, scusa. Finire il viaggio con 2 giorni rilassanti al mare è secondo me il metodo migliore per concludere un'avventura di questo tipo. È stato uno dei miei viaggi, se non il viaggio più bello e avventuroso di tutti, in cui ho assaporato che cos'è veramente questo paese, sperando di avervi trasmesso che l'Egitto non è solo piramidi, geroglifici e mare, ma è qualcosa di veramente più profondo. A mio giudizio, fare quello che abbiamo fatto io e Nick non è assolutamente per tutti. Serve molto spirito di adattamento, pazienza, coraggio e soprattutto pazzia. Resta fatto che vivere l'Egitto in questo modo era proprio ciò che avevo intenzione di fare e ne sono rimasto completamente soddisfatto, anche perché alla fine abbiamo speso pochissimo. Fatemi sapere se questa serie e questo video vi sono piaciuti e ora vi chiedo, secondo i vostri gusti, qual è la miglior località marittima in Egitto? Sharm, Marsalam o Hurghada? Ma soprattutto, se doveste andare o tornare in Egitto, che itinerario vi fareste dopo aver visto questa serie? Cosa sareste curiosi di provare in prima persona dopo tutto quello che avete visto? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo like e iscrizione se non l'avete ancora fatto e di seguirmi sui social per sapere sempre dove mi trovo. Appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 19, sempre su questo canale, con una nuova avventura in un nuovo paese da scoprire. Io vi ringrazio ancora una volta infinitamente per aver visto questa serie ed essere arrivati a questo punto del video. Come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Au!